Costa dei Trabocchi sotto attacco, famosa per gli agrumi che crescono rigogliosi, ma che stavolta piovono dal cielo sotto forma di ghiaccio, palle di grandine grosse come arance, roba mai vista da queste parti almeno negli ultimi decenni. Queste immagini sono state girate con uno smartphone dal trabocco Punta Rocciosa a Fossa Cesia, rimarranno nella storia degli eventi meteorologici della zona. La tempesta è arrivata veloce, all'ora di pranzo, cielo nero all'orizzonte, raffiche di vento, poi pioggia battente e via, col bombardamento che ha investito una sottile striscia di costa a macchia di leopardo come solo la grandine sa fare. Chi è fortunato la evita per pochi metri, gli altri la subiscono inermi. Come palline da tennis. Ortona, San Vito, Fossa Cesia sul versante costiero, i centri più colpiti, già a Torino di Sangro in Borgata Marina, il fenomeno si è alleggerito notevolmente. Decine di auto sono state danneggiate, lunotti in frantumi, grandine all'interno degli abitacoli, carrozzerie affossate. Mani nei capelli per molti. Purtroppo, ma guarda, una cosa incredibile, mai visto una cosa del genere, no? Allucinante, erano come le palline da tennis. Danni quasi tutte le macchine, danni lunotti. Sfondati, niente, non possiamo fare niente, purtroppo è successo. Comportamento, una cosa mai vista, poi 50 anni ho mai vista una cosa simile, Macchina anche ammaccata sopra. Ammaccata da tutte le parti, sopra, i lati, è una cosa grande, brutta. E poi pannelli fotovoltaici in frantumi, indifesi dinanzi a tanta violenza. Qualche cura alla guardia medica per palle di ghiaccio sul capo, nulla di grave per fortuna. Tegole lesionate e rivoli d'acqua che si infilano tra i mattoni e cadono in casa. Ecco, i residui delle bombe a mano, i distruttori della mia casa e della mia macchina. Sono saltate anche le tegole? Eh? Sì, anche le tegole sono saltate. Da valutare il danno alle colture, con alberi di ulivi che hanno ricevuto un bel colpo proprio quando le drupe prendevano forma, vigneti sfrondati dalle palle di grandine e poi allagamenti sui lungomari, stabilimenti balneari messi a dura prova, smottamenti lungo le provinciali e strada statale 16 con fango, detriti, pietrisco, code. Queste immagini amatoriali riguardano l'eremo d'Annunziano. In 10 minuti la natura ha ricordato quanto l'uomo è inerme e indifeso, poi lentamente tutto è tornato alla normalità e il ghiaccio si è sciolto. I carrozzieri faranno il pieno, i contadini purtroppo la conta dei danni, dal caldo afoso al bombardamento, in un semplice ma significativo amen che ha ricordato come l'uomo sia davvero sotto il cielo. Maybe I need